Siamo qui con Igor Stojanovic, attivista per i diritti delle persone rom sinti camminanti dell'associazione RSC per il futuro. Igor, che cosa ne pensa della polemica che c'è stata questa settimana? Tra l'altro, le persone rom sono spesso senza dimora e hanno una condizione abitativa assolutamente complicata. Che cosa ne pensa? Penso che questa guerra, chiamiamola guerra ai poveri, che poi guerra non è, che per fare una guerra ci devono essere due persone forti che si affrontano, però chiamiamola guerra ai poveri, non è iniziata qui senza tetto. Storicamente ormai Torino è sempre stata una città molto aperta alla situazione Roma, anzi diciamo che era un po' una piccola Mecca perché era molto ben organizzata. Invece negli ultimi 4 anni, specialmente negli ultimi 2 e mezzo, noi la guerra ai poveri la stiamo subendo molto molto molto, non è una novità per quanto mi riguarda. Io già denunciavo tempo fa le malefatte di Bezzon e le cose che non andavano bene e la violazione dei diritti del popolo rom. Comunque sia, non so se tutti hanno presente i numeri, ma parecchie persone sono state buttate letteralmente fuori dalla casa. Un progetto costato la bellezza di 800.000 euro, quasi 800.000 euro, ha fatto sì che ci sono 55 occupazioni abusive e almeno 5 insediamenti abusivi dei Rom sgomberati. Oltre a non essere tanto forse capaci a fare una politica sociale forte, seria e tagliente, si stanno creando solamente conflitti e guerre nelle periferie, una vera e propria guerra nelle periferie, perché stiamo vedendo proprio a tutti gli effetti l'ultimo contro il penultimo. Comunque non è una novità questa roba dei senza tetto a Torino, ahimè, specialmente con questa giunta. Grazie.